Cari amici e cari amiche di maglie e del resto del mondo, benvenute e benvenuti alla puntata numero 34 di maglie, magliesi, magliesità. Stasera torna a trovarci il nostro caro amico, eh, che saluto con affetto. Ciao, Vincenzo. Vincenzo Scarabella. Ciao a tutti, buonasera. Allora, stasera, guarda, Vincenzo, te lo dico già, eh, sono appena rientrato. Infatti, tardavo qualche minuto con la partenza della puntata e non ho cenato. Quindi, occhio, eh, eh stasera è pericolosa la situazione perché anche preparandomi eh, queste quattro cose che stasera vedo dirvi è venuta fame anche a me eh, per quanto debba mantenermi nella prospettiva delle prossime avventure gastronomiche che ci aspetteranno nella prossima settimana, soprattutto delle vere e proprie maratone che vengono svolte nelle case di tutti i magliesi quindi mh, sarà veramente un tour de force e una eh, pratica un po' masochistica che faremo stasera parlando di cose buone, di cose da mangiare, di ricette natalizie e anche di tradizioni anche natalizie legate a, alla nostra maglia, al nostro territorio. Cose buone dal mondo, già, già le foto che mi hai mandato eh, bastano e avanzano, mi, mi, mi hanno fatto proprio. Eh, Venire la culina in bocca. Mi sto ancora scorrendo adesso qui nel backstage. Allora, Vincenzo. Eh... Allora, Partiamo dalle origini. Tu da quanto tempo mangi? Eh, da che sono nato, questo è il problema. Eh, parto come sempre con la citazione eh, dei miei amati classici, dei classici latini e greci. Uno tra questi è il filosofo greco Empedocle eh, che diceva che i greci di Occidente cucinano come se fosse l'ultimo giorno della loro vita e costruiscono come se fosse per l'eternità. Cioè, significa che qui c'è una cultura del buon cibo e della eh, buona tradizione culinaria, sin dai primordi della storia eh, conosciuta, della storia classica. Quindi non parlerò dei rizoma di Empedocle, però parlerò di quelle che sono le origini di questa cucina salentina che trae soprattutto la sua fondazione dalla cucina messapica, quindi con i formaggi, le olive, la, il farro che era più diffuso del grano in, in territorio messapico, con le contaminazioni che poi ci sono state, la cucina romana, le inevitabili contaminazioni, perché... Non esiste in realtà una cucina salentina tradizionale. Eh, se vogliamo nuclearla dovremmo, dovremmo trovare semplicemente la focaccia messapica con le cipolle, che era proprio con le cipolle, e le olive e le acciughe, che era proprio diciamo l'origine, la pitta, ma che, ma che aveva anche delle origini greche, delle origini balcaniche. quindi Nulla di proprio autoctono, però c'è stata una serie di contaminazioni con la cucina romana che sono intervenuti questi maestri gastronomi che furono i romani, ma soprattutto quella bizantina. Già la cucina bizantina, che è eh, la fondazione della cucina salentina, aveva fatto una mediazione culturale con eh, il mondo arabo, quindi buona parte delle ricette che. I bizantini importarono nel Salento erano a loro volta mediate dalle popolazioni del Medio Oriente, in particolare forse dagli arabi. Forse lo accennavamo che... pure un'altra volta, quando abbiamo ci siamo visti l'ultima volta un mesetto fa eh, sì. di questa cosa, no? Delle, delle influenze arabe sulla, sulla cucina salentina. Quindi, qual è l'influenza della cucina araba? Fondamentalmente, l'uso della frutta secca, le mandorle i pinoli, le noci e il miele. Il miele che era diffusissimo nell'antica Roma, era diffusissimo nella Puglia bizantina, era un florileggio nel, nella cucina araba. Tanto che buona parte dei dolci, anche dei nostri dolci tradizionali, sono cucinati con il miele. E cosa non importante, il salento, anticamente, io vorrei tanto che ci fosse una rinascita. Eh, oltre a quegli imprenditori agricoli coraggiosi che eh, hanno iniziato pioneristicamente a fare apicoltura, ci sia una rinascita dell'apicoltura per eh, la riscoperta del miele salentino. Eh, ci sono delle aziende a Scorrano, se non sbaglio, che fanno un ottimo miele, un miele eccezionale eh, che ricorda nei sapori, anche perché è un miele eh, che le nostre api. Fanno con i nostri fiori, quindi hanno il sapore proprio eh, del, dei nostri campi della terra salentina, che si sposa benissimo con quelli che sono. I dolci della cucina bizantina poi ovviamente i bizantini avevano eh, questo gusto per le spezie avevano il gusto per eh, l'utilizzo del formaggio in tutte le sue salse formaggio caprino formaggio eh, ovino poco il formaggio di mucca perché come sappiamo le mucche eh, Diciamo, eh, il formaggio vaccino eh, erano utilizzate poco nell'allevamento, l'allevamento eh, principale delle erano animali, era delle animali selvatici, all'epoca. Le mucche avevano stato allora, bravo. Erano addomesticate ma anche qui, anche nel Salento, nel Medioevo fino all'Ottocento, non era molto diffusa né la carne di mucca né la carne di cavallo. La carne di cavallo è una introduzione recente. Perché tanto le mucche quanto i cavalli erano uh, gli attrezzi agricoli dell'epoca? Sai, eh, e... Sai cosa dissero alcuni eh, quando venne introdotta la carne di cavallo, i pezzetti al sugo, eccetera. Dissero, ah ci portano via le nostre tradizioni e le sostituiscono con, questa, con questo cibo che non appartiene alla nostra storia. Poi vedi che passa un secolo, passano due secoli e diventato... Sono diventate parte della, della nostra gastronomia, perché la gastronomia, mh, mh, anche, accanto al linguaggio, accanto alla storia dell'arte, vive sempre di dialogo, vive sempre di... Eh, di un'evoluzione di una eh, spontanea eh, contaminazione con le popolazioni con cui si viene a contatto sai cosa Arre di sai cosa speciale scusa Vince, eh, sai cosa di speciale la gastronomia rispetto alla, alla letteratura all'arte che è, è, non è replicabile in maniera precisa, cioè nel senso la Divina Commedia la leggiamo oggi ed è uguale a quando l'ha scritta Dante 800 anni fa eh, lo stesso un'opera d'arte è quella voglio dire invece la cucina noi cioè i sapori che noi oggi, eh, a cui noi oggi siamo abituati non sono certamente gli stessi cioè anche se gli ingredienti paradossalmente sono, possono essere gli stessi però intanto sono cambiate le qualità organolettiche di questi ingredienti secondo me no? nel corso di tanti secoli e poi anche, anche le metodologie di come questo, si fa il formaggio ancora. per esatto. dire eh. Ci cioè, sono alcuni sapori che noi non conosceremo esatto. mai, che invece magari erano usuali ai tempi di cui stai parlando, i bizantini, i romani. Ma anche i gusti. Ad esempio, mh, è molto difficile che eh, il palato odierno possa essere abituato alla cucina che eh, già un secolo fa si mangiava nelle, nelle famiglie salentine. Quindi, non stiamo parlando. Di, di epoche trapassate, figuriamoci la cucina romana dove era, eh, dove era accompagnato tutto con il garum, che era una salsa fatta con intestino di pesce fermentato, e il miele. Cioè, sarebbe una cosa incredibile eh, riproporre eh, la cucina romana, per quanto ci siano. E anche questo, ci sono degli bravissimi pionieri di archeologia sperimentale che ripropongono i ricettari eh, della cucina romana, della cucina medievale. Anche, ad esempio, ho mangiato qualche estate fa nel castello di Castrignano una cena medievale fatta proprio con eh, la cucina, eh, con le ricette che si mangiavano nel 1500 nel, nel Salento. Ma qui. Nel Salento, eh, più che in, par in altre parti, io cerco di essere più sintetico possibile perché ci sono tante cose da dire. Nel Salento, più che in altre parti, eh, si sentiva la necessità della stagionalità. Quindi, mh, le verdure stagionali, eh, avvicinandosi appunto all'epoca l'inverno, quindi la stagione fredda, facevano da padrone sulla tavola salentina, come pure la carne, come dicevo, la carne vaccina, la carne equina erano molto rare, cioè se mangiavano quando moriva il cavallo, il cavallo era il mezzo di locomozione, era la macchina del, diciamo, del, del salentino di, fino al, al secolo scorso, eh, il bue era il trattore eh, a cui veniva attaccato l'aratro e Molto spesso la morte di uno di questi animali non costituiva una gioia, ma una tragedia per le famiglie perché perdevano tantissimo e cercavano di recuperarlo con la vendita appunto della carne. Molto più diffusa invece era la carne ovina, cioè agnello capretto, e eh, esclusivamente nell'epoca, eh, diciamo, in questo periodo si ammazzava il maiale, ma tanto la carne eh, ovina quanto quella, eh, diciamo, eh, suina, eh, erano appannaggio per lo più delle classi agiate e eh, molto raramente potevano essere mangiate dai. Eh, diciamo potevano essere mangiate dalle classi più umili, dalle classi, eh, da classi povere e una di queste occasioni era appunto il Natale, ma come vedremo in una dimensione particolare. Invece molto diffusa, moltissimo diffusa era eh, diciamo, l'allevamento delle galline, eh, l'uso delle uova, perché anche questo è importato dal mondo romano e dal mondo bizantino. Quindi mh, la stagionalità la faceva da padrone. E, quando si ammazzava il maiale partiamo da eh, novembre San Martino fino a, eh, fino a febbraio, perché da noi non si possono fare insaccati, non, perché non ci sono le condizioni per poter conservare la carne insaccata, come ad esempio succede nelle, nei luoghi di montagna oppure eh, nelle zone del nord Italia. Da noi il maiale doveva essere consumato subito uh, dovevano essere fatti la prima cosa che si faceva quando si ammazzava il maiale erano i... o l'agnello erano i turcinetti, cioè gli involtini di interiora. Poi a mano a mano si mangiava la... si mangiava la carne, i pezzi più pregiati. Prima si faceva il quinto quarto, quindi poi esistono anche delle ricette molto particolari come ad esempio la salsiccia di fegato che mi ha fatto assaggiare un macellaio che lavorava da Della Stella, eh, la salsiccia di fegato è una prelibatezza oppure quello è il sanguinazzo famoso eh, fatto con il sangue del maiale e con le cervella del maiale, che adesso. È rarissimo da trovare anche perché poi con la questione della mucca pazza e della peste suina è diventato pure un po' illegale poterlo, poterlo consumare però diciamo che è rimasto nel nostro gergo però è molto diffuso molto diffuso devo dire quindi stagionalità stagionalità per arrivare a quella che è la festa eh, per antonomasia, la festa del sostizio d'inverno poi eh, una festa che trae origine del Saturnalia, eh, dal Natalis Solis Invicti, a cui poi il cristianesimo ha sovrapposto il Natale di Cristo, quindi con una festa che si è perpetuata, che comunque man ha mantenuto una sua coerenza e una sua eh, continuità anche a livello gastronomico eh, con eh, le ricette della vigilia e del giorno di Natale. Per ricerlire alla eh, ricette della vigilia di Natale non ci si può non rifare al ricettario che il compianto preside de Donno eh, ritrovò su, eh, diciamo, fece sul tempo d'oggi nel 1974 eh, in occasione del Natale, un paginone tutto dedicato alle ricette magliesi della tradizione che poi è riportato integralmente nel celeberrimo libro di Emilio Panarese e che vado a, a analizzare, iniziamo. Faccio partire, le, faccio partire le immagini. Allora ti chiedo una cosa: facciamo partire innanzitutto l'ultima immagine che ti ho mandato, non la prima, l'ultima, quelle specie di frittelle. The, The last one. Eccola qua. sì, ora che, ora che eh, clicco anche magari. Eccola qua. Allora. Queste sono le antenate delle pittule, Dice, perché le antenate delle pittule? Perché la pittula, eh, le pittule sono le regine de, de, di questo periodo. Cioè, si comincia a friggere le dell'Immacolata, dell'Immaculata, c'è la prima pittulata si dice. L'altra sera, scusami, l'altra sera c'è stata proprio la sagra delle pittule, Ci siamo anche andati un po' con il gruppo di Maglieloscia al Credoma, molto molto carina come serata ma queste, eh, queste foto che tu mi hai mandato sono piatti realizzati da te oppure no no no, no da me eh, sono, uh, Mengacci diceva sono un uomo di cuci che cucina io sono un uomo che mangia e basta quindi cucino yeah, per no. mangiare Guarda che la terza era partita che dovevi, che dovevi stare tu ai fornelli, non, non abbiamo i potenti mezzi che dispongono i, gli chef più autorevoli per poter... Allora, per prossimo. Prossimo, però per l'anno prossimo la organizziamo così, eh? ci prepariamo speriamo momento, di, speriamo facciamo... di poterci essere per farlo. Dai. Allora, le pitture sono le regine della nostra uh, gastronomia, del, degli gli, gli antipasti ma anche piatto unico, perché... Noi colleghiamo le pitture alla festa perché questa massa di impasto di pane molto fermentato, molto liquido, che poi viene fritto nell'olio perché ovviamente adesso è appena finito il periodo della molitura delle olive, abbiamo la nostra buona scorta di olio d'oliva e quindi iniziamo a usare al meglio l'olio friggendo. Le pitture era appunto il pane fritto. Come nascono le pitture? Ci sono diverse leggende, leggende popolari che dicono di una Massara che si era dimenticata di fare il pane a lievitare perché a. era distratta da una predica di San Francesco, che era venuto nel Salento a predicare prima di partire per la Terra Santa, b. Eh, d'annunzianamente si era eh, invaghita del rumore delle cornamuse dei pastori abruzzesi che scendevano nel Salento per la transumanza. In realtà, l'origine della pittura è albanese, albanese la petulla mecos, che sono queste frittelle qui. Che... Eh, sono state importate dai, eh, dagli esuli albanesi nel XV secolo, quindi 1400 prima dell'invasione di Otranto, eh, gli Skanderbeg eh, che avevano difeso eh, l'Albania dall'espansionismo dall turco riparano nel Salento e eh, portano anche buona parte della, delle loro tradizioni, tra queste queste frittelle fatte con yogurt, uova e farina. Queste sono le petulla mecos, quindi petulla da cui pittula, è un termine greco anche questo, d'origine greca, un greco molto, molto moderno, molto corrotto dalle contaminazioni balcaniche, però è questa, diciamo, attestata, alcuni studiosi di gastronomia, poi io occorrerebbe fare una ricerca di semiologia ancora più specifica, però, Qua dicono, beh, le pittule derivano da questa ricetta albanese che è stata introdotta nel XV secolo eh, dagli esuli, eh, dagli esuli albanesi. e la fanno tanto nella versione dolce quanto in quella salata. Quella dolce. Sì, con l'uva passa? con l'uva passa, ovviamente poi con i pinoli. Eh, la versione salata tradizionale salentina è quella delle famose pittule bianche che ti invito a far vedere. E poi pittule con vari impasti, ossia, eh, le pitture, eh, aspetta, eh, eccole, le bianche e bianche, eccole qua. Le classiche pittule bianche che sono eh, fatte con eh, questo impasto, poi non eh, ci vuole. Faccio una premessa di carattere metodologico. Nel Salento ogni, ogni città ha la sua ricetta e in ogni città ogni famiglia ha la sua ricetta. Quindi esatto. non esiste un canone specifico perché alcuni eh, usano un determinato tipo di farina per fare le pitture, al altri hanno un loro mix. Eh, ad esempio eh, io la faccio con... Eh, mi è stata tramandata una ricetta fatta con parte farina di grano tenero e parte di semola eh, per fare le pitture. Eh, assieme con acqua, eh, sale, lievito, si, fanno, eh, si lavorano tantissimo perché deve essere un impasto molto liquido e molto elastico e si lasciano lievitare parecchio tempo. Eh, c'è chi dice al caldo, c'è chi dice al freddo, devono essere fatte lievitare in modo che raggiungano quella schiumosità, quella spugnosità eh, tale per poterle eh, preparare per essere cotte in olio molto molto caldo. Poi una volta che sono pronte le pitture eh, si, eh, si mangiano subito oppure possono essere condite eh, con, altri, eh, con altri ingredienti. Le più famose sono le pitture alla pizzaiola, la foto dopo, la foto successiva, che sono fatte con pomodori, origano e olive nere. Poi sulla varietà delle olive nere bisogna pure intendersi perché devono essere le, le, le olive, voglio dire, le leccine eh, tradizionalmente vengono utilizzate per, eh, per fare le pitture. Però ci sono tantissime varianti: quelle con i cavolfiori, quelle con ah, eh, sì. il bacalà, quelle con le rape, quelle con i funghi, quelle con le alici, quelle col tonno, eh, e poi eh, abbiamo anche le versioni dolci. Uh, la pittola con le patane cioè con la patata dolce oppure la pittola con il miele cioè è la pittola bianca con sopra il miele, questa è una eh, prelibatezza che è tipicamente eh, di questa cucina fusion eh, albanese bizantina eh, del, del tardo periodo bizantino che poi è stata eh, ampiamente introdotta nel Salento. Tra l'altro eh, credo che la, cioè per quanto riguarda il territorio italiano la primogenitura della scoperta delle pittole sia proprio no? della nostra terra perché non, non, non ci sono solo da noi, per esempio anche in Basilicata o nell'Alta Puglia hanno pettole, però, sì, 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 che sì sono loro che hanno. Che sono, che sono, dopo, state, ecco. sono state poi importate, ma succede tantissimo. Poi noi abbiamo importato tantissimo dalla cucina siciliana, da quella napoletana perché ovviamente. Oltre alla contaminazione, diciamo, locale dovuta ai rapporti con la Grecia, fondamentalmente con la Grecia e l'Albania, erano i rapporti principali con noi. Allora volta questi mondi avevano rapporti con il Medio Oriente, avevano rapporti con i Balcani, avevano rapporti con eh, anche i, po i popoli, i popoli, diciamo, slavi più nordici, con gli raina, Polkide, eccetera, eccetera. Ma eh, la contaminazione araba è stata importantissima perché dal eh, diciamo da Bisanzio arrivavano le mandorle, arrivavano i pistacchi, arrivavano le nocciole. Che da noi, insomma, non sono molto diffuse come ingrediente. E anche le spezie che erano eh, molto pregiate: eh, la cannella, l'aneto, l'anice. Eh, invece noi siamo più produttori diciamo di altro tipo di materie prime, altro tipo di eh, diciamo di ingredienti. Andiamo poi ai primi, alla cena della vigilia. La vigilia di Natale eh, si mangia tradizionalmente il pesce, in quanto dovrebbe essere di magro, giorno di magro, quando si dice giorno di magro, come la vigilia dell'Immacolata, solitamente ci si incascia di più da mangiare rispetto al resto dell'anno. Quindi quando si dovrebbe fare giorno di eh, astinenza, noi eh, invece intendiamo questa astinenza come un giorno per mangiare eh, il doppio rispetto a quando mangiamo normalmente. Penso... Sto per, per, per svenire sve di fronte a questa immagine, Vincenzo, te lo dico. Penso <ride> Se per due Penso alla vigilia dell'Immacolata che si mangiano le bucce con il tonno. Eh, e se ne mangiano tantissime le pitture eh, dovrebbero essere giorni di magro come anche la cena della vigilia. Iniziamo con questi. Questi sono i famosi vernicelli con il baccalà. Quindi non pesce fresco, ma pesce conservato. Dice ma. Noi siamo nel Salento perché viene diffuso il baccalà nelle zone dell'entroterra quando abbiamo la lira di dio di, di pesce da Gallipoli, da Otranto, da Castro? In realtà il pesce freschi, fresco non era molto diffuso, eh, nella, cucina, nella cucina tradizionale dell'entroterra. Anche perché sappiamo che fino all'Ottocento esistevano persone che morivano senza aver mai visto il mare, eh? quindi eh, i prodotti della pesca eh, mo con molta parsimonia venivano eh, diffusi nelle zone dell'entroterra e venivano consumati. Eh, Nell'ultimo secolo abbiamo avuto una riscoperta, dall'Ottocento circa, abbiamo avuto una riscoperta del, eh, della cucina di pesce. Prima si usava appunto questo pesce conservato. Che era il baccalà, lo stoccafisso, cioè il baccalà è il merluzzo sottosale, lo stoccafisso invece è il merluzzo disseccato. Poi abbiamo le alici, che comunque, possono essere conservate nello con scapece, che è un'altra ricetta antichissima. Ma questi sono i famosi. Vernicelli con baccalà o grongo fatti con un sugo di baccalà: con vedete, il prezzemolo, il pepe, eh, l'origano, eh, il pomodoro, eh, probabilmente c'è una base d'aglio. E poi questi vernicelli che originariamente venivano fatti a mano, poi abbiamo. No, non solo originariamente, perché comunque li vedo anche adesso fatti a mano i vermicelli da, da qualcuno. Certo, ci vuole pazienza e arte, però sopravvive ancora questa tradizione nelle nostre case. No, devo, devo, devo dire una cosa poetica, perché quando ho detto capitava che morissero le persone senza aver mai visto il mare, no? Però eh, noi siamo abituati sin da bambini ad avere familiarità col mare. Però ti immagini che, che colpo, no? che botta emotiva vedere il mare per la prima volta a 20 anni, a 30 anni, a 40 anni. Va bene, la, la mente mi è stata attraversata da questo pensiero. No, no, è, è, è molto vero quello che dici, perché eh, conoscevo Infatti. delle persone, conoscevo proprio delle persone anziane sì. che non erano mai state a Otranto, non sapevano che cos'era il mare, persone che non sapevano proprio nuotare. Invece noi, sin da piccoli, siamo stati quasi buttati dentro l'acqua perché abbiamo avuto la fortuna di vivere in un periodo in cui eh, non solo le vacanze ma anche le distanze sono, erano quasi annullate. Esatto. Eh, viceversa, però devo eh, essere costretto a continuare vai, con vai, vai, la vai. prossima ricetta e A proposito, la leggerò proprio, che sono le rape infucate, Infugale. altro prodotto stagionale che veniva fatto nella taglieggia eh, salentina, cioè, sì, ossia nel contenitore di terracotta con coperchio. e Qui io vi leggerò eh, uno dei testi che vi consiglio. Poi ci sono tante ricette, tanti ricettari, ma per me questo è uno dei capisaldi della cucina salentina, che è. Salento, Sapori e Profumi di Tonio Biceci che è questo libro qui allora, rape infucate occorrono due chili di cime di rapa quindi and quando andate al mercato scegliete le cime di rapa eh, in genere si scegliono eh, se si devono fare le rape infucate si scegliono quelle che hanno pure le foglie in modo da eh, pulirle bene privarle dei gambi e, e, tagliarle in due o in quattro a seconda della loro della loro grandezza, eccetera. Olio extravergine d'oliva abbondante, come dice come dice Chef Ruffi cubo, cioè quello buono, mezzo bicchiere di vino rosso, uno spruzzo di aceto di vino rosso, tre spicchi d'aglio, sale, pepe nero, peperoncino piccante per chi lo mangia. Quindi dice Tonio Piceci in dialetto leccese perché è poco leccese, però la ricetta è anche diffusa qui nel magliese. Dopo che hai pulizzato e lavate buone rape, entra una cazzarola tisa, faci cuocere mutuo olio con l'aglio e già intramini e rape. Faci cuocere a fuoco forte, girandole piano piano. Quando sanno tirata tutta l'acqua, giunge usale, umiero, un, un miero, un cito e lui ti ha un Fanneco svapora e serve in tavola. quindi la cottura è abbastanza lunga eh, delle rape infucate devono svaporare, cioè devono perdere tutta l'acqua eh, devono perdere tutta l'acqua interna per poi eh, diciamo per poi, ehm, essere, eh, per poi essere servite in questa meravigliosa mise en place che vediamo dinanzi a noi e questi sono il contorno. Un altro primo eh, famoso della uh, cucina uh, salentina sono: uh, no, questi sono i, i pupille a sarza, che sono un secondo pupille a Eccole, la, eh, gli spaghetti con le alici, altra eh, ricetta antica. Altra ricetta, eh, in un certo senso, eh, comune a tutto il bacino del, del Mediterraneo. C'è una ricetta. Uh, siciliana la pasta con le sarde e i finocchietti che è, è molto simile alla pasta con le alici che facciamo qui eh, qui da noi cioè fatta con finocchietto selvatico alici che sono eh, diciamo che sono eh, state diliscate e deviscerate eh, pinoli pepe ovviamente base di aglio e olio e poi fatte con la pasta questa è un'altra ricetta tipica della vigilia di Natale poi andiamo a quella che eh, mi ha sorpreso di più come ricetta leggendola eh, nella, mh, diciamo nell'articolo eh, nell di Nicola De Donno che è quella che abbiamo visto prima ossia le eh, pupilli di sarsa che è l'antipasto del cenone. Quindi le vope, che sono dei pesci freschi di castro, dice di media grandezza, li si eviscera, li si fa insaporire con limone e sale, vengono infarinati in semola e fritti in olio d'oliva molto caldo. Dopo che sono stati raffreddati, li si dispone a strati in una coppa o spargendo ogni tanto con pane grattugiato, fettine d'aglio e foglie di menta. Alla fine si innaffia moderatamente con aceto non forte. Questi vengono preparati 4-5 giorni prima della vigilia. Quindi, se dovete preparare eh, i pipiggi a sarsa, dovete iniziare già da adesso eh, a friggere le vope. E questa è una eh, delle mh, ricette che mh, non avevo ancora visto, non avevo ancora sentito e non ho ancora assaggiato. Eh, insieme a un'altra ricetta che mi, ha, che mi ha sorpreso, sulla quale poi andremo eh, in un secondo momento. Oh, allora, l'appello domani a tutti i nostri ascoltatori è eh, andate alla pescheria, compratevi i pupilli, perché domani bisogna stare a friggere, per favore. Eh? Bisogna stare nei friggere. tempi. Cerchiamo di stare nei tempi. Allora, la, la successiva qual è, Vincenzo? Allora, eh, le cozze le cozze con la simulata, altro piatto eh, che noi diciamo eh, della tradizione che si è perso. Perché? Perché noi generalmente vediamo queste che sono in realtà le famose cozze gratinate ripiene con ripieno di pan grattato, formaggio, prezzemolo, aglio, eh, eccetera, uovo, eccetera. In realtà la ricetta eh, magliese delle cozze con la simulata prevedeva che le cozze venissero cotte nella famosa taglietta, cioè su una, sulla piastra rovente oppure sul treppiede nel caminetto, assieme con il semolino. Quindi eh, questa semola di grano duro che veniva versata e eh, veniva fatta crescere nell'acqua delle cozze fino a creare questa, questo piatto molto particolare eh, e mo, doveva essere molto saporito perché ovviamente l'acqua salata delle cozze dava questo sapore eh, diciamo ai piatti eh, ai piatti della vigilia di Natale e poi una volta che eh, si era finita eh, poi ovviamente c'erano eh, il capitone, l'anguilla a seconda ovviamente di queste contaminazioni con il parente di Napoli il parente calabrese il parente siciliano eh, il, il comandante Filograno eh, vedo che eh, cita la piella di riso, patate e cozze eh, che ha un, eh, diciamo un corrispondente nella nostra taglietta salentina però la ricetta originale barese è qualcosa di sublime, eh, devo ammetterlo. Eh, eh, lo ammettiamo eh, facilmente, voglio dire. Sì, eh. Lo ammettiamo senza problemi, la, il riso patate e cozze è, è qualcosa, la dimostrazione dell'esistenza di Dio, secondo me. E poi veniamo ai dolci, eh, veniamo ai dolci perché poi subito dopo aver avuto questa bella botta calorica con l'olio questo è, è il pranzo di natale poi, poi questo la, arriviamo al pranzo ah, di natale i dolci della vigilia i dolci della vigilia allora, andiamo qui dal retro ecco fate a non vedere mentre passiamo ecco va. da qui, da qui. Okay. i burci giuzzi abbiamo visto i, eh, ovviamente le pitture con eh, il miele anche questi eh, patate, riso e cozze va patate, bene. riso e cozze va bene va bene Notato, me lo segno già oh, ce lo Allora, anche qui: Burci zuzzi e cartellate. Ovviamente, eh, anche qui abbiamo diverse declinazioni, diverse ricette. Vengono fatti in una maniera particolare: i e zuzzi e cartellate, cioè, vengono fatte eh, con l'olio sfumato, con la buccia dell'arancia eh, per renderlo aromatizzato all'arancia e lo, olio sfumato viene usato nell'impasto. Leggo la ricetta di Tonio Piceci. Fanno fricire in cianloio, pepicca a fuoco lento, a scorza d'arancio e qualche morso di cannella. Poi sculi l'olio e lo aggiungi alla farina, paro allo succo dell'arancio, lo spirito per i cuori, l'ampizzicatura di sale e impasta tutto con una picca di acqua de sole. Quando la pasta s'ai è scanata buona, un con facile forme di porci giuzzi e delle carteggiate. Spicciato le facci fricire in l'olio. Si prima i porci giuzzi e poi le carteggiate. A frittura pronta quando la pasta diventa comodo oro, spicciato più e mele e lo scarfinte ume, le mele, scusate, e lo scarfint tra nupignateggio un con una goccia d'acqua. Quando è pronto, ne calincia di purci giuzzi, appicca alla fiata girandoli continuamente e poi li cacci quando sono unti tutti tutti. Poi, quando l'ha giustato, inciallo piatto, ne mini su sui pinoni o li cannellini. I cannellini sono queste, eh, diciamo, queste granoliglia di zucchero colorata oppure argentata. Poi or originariamente, quindi, anche qui nell'origine uh, nell eh, uh, bizantina c'erano frutta candita, uvetta, eccetera, che uh, si univa le, soprattutto alle cartellate. La cartellate... prima. scusami, Vincenzo, perché eh, eh, Piceci dice: prima i di porci duzzi e poi le cartellate, eh, friggere, forse Qualcun perché. Motivo forse perché la forma dei porci la forma delle cartellate richiede un olio un po' più un po' più denso probabilmente eh, eh. Le cartellate hanno questa forma perché eh, si dice che ricordano la culla di Gesù Bambino, eh, quindi questa forma arrotolata, e anche qui sopra viene messo oltre al miele eh, anche i pinoli, eh, la, la, la granolina, eccetera. Quindi queste sono proprio eh, ricette tipiche dei, dei dolci che non possono mancare nelle tavole natalizie salentine. C'è anche la variante lo... con lo zucchero a velo che si rifà un po' alle, alle frappe. Sì. Di... Poi di San Giuseppe. abbiamo le pittegge con la mostarda. Le pittegge con la mostarda sono questi dolci a forma di stelle, i mostaccioli, i mostaccioli che sono pure diffusi, anche se questi sono recenti perché sono stati inventati intorno al 6-700. Perché sono fatti ovviamente col cioccolato il cioccolato non esisteva probabilmente prima potevano essere fatte addirittura faccio un'ipotesi con la farina delle, uh, eh, delle cornule con la farina delle cornule dei carrubi eh, perché sono dei dolci voglio dire molto molto particolari molto poveri e poi abbiamo le eh, pittegge con la mostarda che e sono un altro dolce tipico eh, magliese, ma anche eh, di tutta la, diciamo, la zona mediana salentina, che sono fatte con, eh, con, la, con la pasta delle pittelle, che è più o meno la stessa degli struffoli, e con la mostarda d'uva. Quindi l'uva veniva fatta a mostarda e venivano condite. Un altro, un altro dolce che è tipico magliese sono le gelosie che sono fatte appunto con questo impasto arrotolato su eh, confettura. Non c'è la foto. Eh, su confettura su, di arancio oppure sulla pera, con la perata, e poi vengono arrotolate e vengono condite con mandorle, nocciole e pinoli. Eh, queste sono un'altra fantastica un'altra fantastica tradizio tradizione dei dolci magliesi. Poi, le dopo, le, ovviamente, la, la, la sì, 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 le, le, le castagnole. E poi, dopo, eh, diciamo che ci si era abboffati alla cena della vigilia, eh, si arrivava al pesce. Dice perché il pesce eh, ha questa forma, il pesce di pasta di mandorla, invece la pasta di mandorla... Tipicamente araba, lì non ci piove, lì eh, la pasta di mandorla fatta con farina di mandorle, eh, Chiara d'uovo e zucchero, eh, poi ripiena con faldacchiera perata, c'è chi mette biscotto, c'è chi non lo mette, ci sono tantissime ricette: erano famose quelle delle monache e quelle che venivano fatte nei conventi eh, e che venivano distribuite, eh, in, diciamo, in tutte le famiglie. Ma perché la forma del pesce? Dice, mi sono chiesto il pesce perché richiama un eh, emblema cristologico del cristianesimo dell'origine perché. Durante le persecuzioni i cristiani per farsi riconoscere usavano il simbolo del pesce, che in greco si legge Ictius, cioè che sarebbe l'acronimo di Jesus Christos uh, teu ios soter, cioè Gesù Cristo figlio di Dio salvatore. Ed è quindi eh, l'origine anche questa eh, di una forma, perché poi oltre al pesce che si usa a, eh, eh, diciamo a Natale, poi eh, a Pasqua la pasta di mandorla si fa l'agnello pasquale. Dopo che ci si era rimpinzati, andiamo quasi a, arriviamo quasi alla fine di questa, eh, di questa immensa maratona culinaria, eh, si va alla messa, alla messa di mezzanotte, eh, si va alla festa la vigilia di Natale e poi eh, si fa il pranzo di Natale. Anticamente il pranzo di Natale. Eh, non era ecco questo qui: non era così diffuso, come eh, diciamo, come eh, così opulento come eh, è quello diciamo dei nostri giorni. Eh... E inizialmente il pranzo di Natale era un brodo, era un brodo leggero che poi va piano piano arricchendosi. Era una delle poche occasioni in cui si poteva mangiare la carne, ed erano prevalentemente carne eh, di eh, cappone, quindi. Un brodo fatto con uh, la gallina che veniva ammazzata proprio per le feste eh, nelle famiglie più meno abbienti, più povere, popolari, ma anche nel, diciamo nella, uh, nella classe media: soltanto uh, i massari oppure uh, i signori potevano permettersi di mangiare a Natale il capretto che veniva, uh, che veniva ammazzato, oppure addirittura i più ricchi il maiale. E nelle, nelle famiglie provere il brodo però andava piano piano arricchendosi e passiamo a questa ricetta straordinaria che è quella del brodo pieno e la ricetta tipica natalizia che era una bomba perché era una base di eh, brodo di cappone a cui venivano aggiunte polpette fritte, eh, poi quindi base, sedano, carota eccetera eccetera. Poi, ricotta sminuzzata e pecorino e uova sode quindi era un piatto eh, veramente piatto unico che veniva accompagnato con il nostro carissimo pane di grano pugliese e in particolare per Natale si utilizzava quella che eh, Nicola di Donno trovò eh, questa ricetta antica il pane di Natale che non avevo mai sentito, perché eh, Nicola De Donno dice che tra l'Ottocento e nel Novecento, come nell'occasione della Pasqua, si usava a maglie preparare un pane speciale detto la pace. Così per Natale si faceva un pane speciale detto Natale, che era un ciambellone fatto con miele, quindi ritorna il miele, noci, mandorle, uva passa, che ricorda all'incirca la focaccia che gli antichi offrivano agli dei negli ultimi giorni di dicembre. quindi siamo tornati come l'uroboro. Siamo tornati al periodo dei Saturnalia che iniziano proprio in questi giorni che precedono al cambio stagionale, ossia l'inizio dell'inverno, ma anche l'inizio della nuova luce. Come fa Vincenzo a perdersi anche la memoria di una cosa del genere? Per il pane della pace. Anch'io non avevo mai sentito. Cioè, come fa a perdersi? Se è una tradizione diffusa nel giro di pochi decenni, secondo te, come, come può essere? An ma i gusti, secondo me, è una questione non soltanto di gusti, poi anche per il fatto che negli ultimi, ultimi anni, gli anni nostri, diciamo della nostra infanzia, Marco perché. Noi siamo ormai una generazione di transizione rispetto ai millennials. Nella nostra infanzia già queste ricette si erano perse perché a Natale si mangiava il panettone, il pandoro, eh, questi dolci commerciali importati da, da altre regioni, dalla Lombardia o dal Veneto, il panforte portato dalla... Ehm, diciamo dalla Toscana oppure la rocciata portata dall'Umbria, cioè abbiamo avuto un ritorno commerciale di questi dolci e di altre pietanze come ad esempio i cappelletti oppure i tortellini in brodo che si mangiano adesso tipicamente a Natale che prima non, non si mangiavano, prima si mangiava il brodo pieno, non si mangiavano i cappelletti i tortellini in brodo. Purtroppo eh, diciamo che con eh, variare dei gusti, la famosa cucina degli anni ottanta, eh, poi si è arrivati a perdere quelle che sono delle ricette e delle tradizioni particolari, che ovviamente tutti quanti dovremmo recuperare. Comunque, abbiamo citato, abbiamo citato scusa, anche il Pandoro. Così siamo anche nel, nel trending ah, topic del momento, diciamo visto che si parla molto di Pandori. Va <ride> Eh, questo dolce tipico veronese, però diciamo, è sarebbe bello anche riscoprire quelli che sono i gusti. senza Guardate, non, non bisogna forzarsi né in una direzione né nell'altra. Secondo me, a seconda dei gusti, secondo delle, delle preferenze, eh, si, può, si può mangiare di tutto perché, grazie a Dio, non ci manca eh, la varietà e la possibilità di scegliere. Però ovviamente riscoprire quelli che sono dei sapori, delle, anche tradizioni che sono tipiche di questa terra, che come abbiamo visto tipiche proprio non sono perché sono comunque frutto di un'elaborazione, di un rapporto con paesi e con cucine eh, di altre popolazioni, e, e, è una cosa molto bella. Eh, eh, Diciamo, non, non ultimo di nuovo il mio appello a recuperare il miele salentino e recuperare eh, l'apicoltura, quindi le arnie che prima in ogni campagna, in ogni masseria c'era un apiario, eh, una, le arnie che venivano fatte in pietra, in pietra leccese e poi in legno con i favi in legno, adesso si sono perse, adesso. Le masserie sono diventate dei resort, non sono più dei luoghi in cui vengono prodotti, eh, vengono fatti prodotti agricoli. L'agricoltura è diventata azienda zootecnica, azienda di produzione agricola, imprenditori agricoli, eh, sono i nostri coraggiosi tutori e, e presidi dei, dei, dei prodotti locali, però purtroppo si sono perse queste questa dimensione diciamo onnicomprensiva in cui ogni masseria era autosufficiente perché aveva il suo gregge, il suo apiario la sua aia con le galline le uova eccetera eccetera no, purtroppo Adesso, si sono perse proprio le api proprio c'è cioè da dire anche questo, anche questo. però diciamo più apicoltori ci sono più c'è possibilità anche di incrementare il numero delle api perché sì, sì. ovviamente l'uso massiccio di pesticidi poi eh, il mutamento anche delle colture, l'inquinamento dell'aria hanno influito tantissimo. Poi io non, non mi inerpico in terreni non miei, ovviamente. Però eh, finora mi sono limitato ad essere un divulgatore di ricerche fatte da, fatte da altri, soprattutto di cuochi, e io vi consiglio appunto questi testi che sono La cucina eh, di Tonio Piceci Il Salento Sapori e Profumi, poi un altro libro. Che si trova in libreria, che è La Cucina di Tuglia, che eh, ripercorre quelle che sono alcune ricette di ricettarie antiche di famiglie patrizie eh, di maglie, della famiglia Cezzi in particolare, eh, e poi anche eh, seguire il canale di Alessandra Ferramosca, cuoca salentina itinerante, facciamo un po' di pubblicità a, eh, diciamo, ai cuochi magliesi per eh, avere notizia di quelle che sono le eh, anche le tradizioni e le rielaborazioni no speriamo che l'avevamo scusa Vincenzo speriamo che l'avevamo anche proprio invitata Alessandra solo che purtroppo aveva un impegno concomitante quindi non è potuta essere con noi però sicuramente prossimamente faremo una puntata in cui la inviteremo e la ospiteremo eh, dicevi Vincenzo io concludo con l'ultimo L'ultima nota prima di, far, di formulare a tutti gli amici di Maglie Noce, a tutti gli spettatori, gli auguri di eh, Buon Natale, Buone feste, eh, Buon Natale sui Soli sinvicti, buona festa di solstizio. Di venire a visitare il presepe eh, e i presepi di maglie eh, che vengono fatte nelle chiese. Che è una devozione. Eh, una devozione particolare in particolare hanno pure una valenza eh, di natura eh, artistica di di sono un bene culturale da tutelare questo è il presepe che faccio anch'io insieme con eh, Giovanni Palma e Oronzino Piccinno nella chiesa della Madonna delle Grazie eh, questa è la grotta che risale agli anni 30 che è fatta dal Sacchegna che è un artista della cartapesta leccese molto celebre per l'epoca, perché è quello che ha realizzato la Via Crucis della Basilica del Santo Sepolcro a Gerusalemme ed è insieme al Maccagnani e al Manzo uno dei grandi protagonisti della carta pesta leccese eh, tra 8 e 900 e noi abbiamo la fortuna di avere questo pezzo d'arte eh, inimitabile che eh, è un bene eh, che eh, diciamo che devono, devono essere anche questi oggetto di tutela da parte della sovrintendenza eh, assieme a tutti gli arredi delle, delle chiese e qui sono quindi questa, questa magnifica grotta circondata da angeli Adoranti assieme con il gruppo dei pastori e dei remmaggi eh, dei remmaggi quindi eh, a cui poi si sono aggiunte, grazie anche alle generose donazioni di tantissimi magliesi, anche eh, altre figure in cartapesta che ogni anno aggiungiamo, la figura successiva è il, il presepe di quest'anno. qua ci sono le case che ho fatto io, che ho fatto. Riproponendo diciamo, delle ricerche fatte negli scavi archeologici a Bethlehem, ho cercato di immaginare com'era un villaggio palestinese nel primo secolo, ai tempi di Gesù. E, e quindi ho fatto queste case in eh, diciamo, maniera molto, molto rudimentale, però. Spero che ripercorrano questo modo, diciamo questa, questa tradizione in questo, in questo modo. Oltre alla, diciamo, al presepe della Madonna delle Grazie, molto belli sono i pupi che, eh, storici che eh, sono nell'archivio della Chiesa Madre. Eh, anche quelli della Madonna addolorata sono bellissimi, quindi andate a visitare il presepe della Madonna addolorata. E ho visto anche un bel presepe ai Santi Medici, la Chiesa dei Santi Medici. Questi sono sempre i presepi storici. Poi, ovviamente, il, il Sacro Cuore, la Chiesa dell'Immacolata eh, fanno, fanno il loro presepe. Ogni anno lo cambiano, secondo stilemi, i monaci, la Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli fanno il loro presepe. Però, diciamo quelli che hanno pure una valenza di natura eh, artistica, perché proprio sono fatti da cartapestai, eh, Diciamo, da parte da, pesta da, da, da cartapesta ai celebri sono appunto questo, qua del sacchegna della Madonna delle Grazie, e poi quelle delle altre due chiese che vi ho nominato. Ora, il pupo, mh, che, io stai, che, il pupo che stavi realizzando tu in cartapesta è il remmaggio, è uno dei remmaggi che, so, che si trova sopra perché. Avevamo due remaggi su tre perché il terzo remaggio, proprio eh, il remaggio proveniente dall'Etiopia, eh, purtroppo con eh, varie vicissitudini si è perso e quindi noi eh, ho pensato di sostituirlo in maniera molto dilettantesca, con eh, un remaggio che ho realizzato in cartapesta io e che sta dietro. Eh, gli altri immagini, opere d'arte, opere di sacchegna. Si trova qui dietro, in alto, dietro agli angeli, insomma, si trova dietro agli angeli, nella, oh, nella grotta dietro agli angeli. No, sulla sinistra, più a sinistra, sì, dentro quella grotta, sì, esattamente. Okay, okay. bene, così lo possiamo grotta. individuare. Quando andiamo a guardare il presente nella, nel, diciamo, nella sua, proprio nella sua dimensione molto artigianale. Invece, quelle di Sacchen sono opere d'arte vere e proprie. Va bene. Io ti ringrazio Marco di avermi dato l'opportunità anche di parlare di quest'ultima cosa di cui io sono molto a cui sono molto legato, perché è una cosa che ogni anno cerco di fare per tutta la comunità, perché. Eh, è una tradizione che mi porto da quando ero piccolo che mi riporta alla memoria di mio nonno che faceva il presepe alla chiesa della Madonna delle Grazie e che spero di riuscire a continuare io finché sarà possibile. Poi, ovviamente, eh, formulo di nuovo gli auguri a tutti quanti. Ringrazio. No, mi sì. devi dire prima degli auguri, eh, tornando un attimo alla gastronomia, ma di, di tutti i piatti che ci hai presentato stasera. Tra l'altro, io sono ringrazio te perché l'idea di questa puntata speciale gastronomica natalizia è, è tutta di Vincenzo. Quindi io sono proprio. Eh, sei caduto a fagiolo. Eh, ma qual è il tuo preferito? Qual è la tua specialità preferita? Le specialità? nociapaglia o ciuccio No, La mia specialità pre preferita sono ovviamente le pitole. Io sono un. Uh... Estimatore di Pittolo in tutte le loro, tutte le loro, le loro mo, modi di cucinare: eh, cioè, quelle farcite, quelle i funghi, quelle con la, la pizzaiola. divento proprio, non, non ho freni quando ce li ho di fronte. Quindi io devo dire: sono indeciso. Tra i piatti che abbiamo, che abbiamo fatto vedere stasera, forse le rape con quel peperoncino che proprio, lo un Mm, sì sì, 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 mi, mi arrapa proprio questa ricetta. Vabbè. Eh, salutiamo anche Maurizio che ci Grazie. saluta e ringrazia, e fai complimenti a Vincenzo, eh, va bene. Eh, Avrai un cenone affollato quest'anno? Oppure no, non, non lo so, non lo so. Come, come sempre, i cenoni sono quelli che si organizzano all'ultimo momento. Ovviamente la vigilia a Natale si passa in famiglia. quindi è bene, bene sempre così, bene sempre così. Probabilmente andrò a trovare mio zio a Natale. Quindi va bene, va bene. Allora, va bene. un saluto a tutti, un abbraccio e di nuovo tanti auguri. Grazie Marco e buona serata. Auguri a te Vincenzo, auguri a tutti i nostri ascoltatori. Io ora che chiudo vado a farmi un chilo e mezzo di pasta perché è non... <ride> dato il colpo di grazia proprio. Eh, allora, io ringrazio tutti, ringrazio ancora di cuore Vincenzo per la sua grande disponibilità e generosità. Eh, ringrazio i nostri ascoltatori. Faccio gli auguri a tutti di Buon Natale, buon anno, eh, passate delle belle feste. Noi facciamo una piccola pausa con maglie, magliesi, magliesità, poi ritorniamo. L'anno nuovo, insomma, con tante nuove puntate di questo format che devo dire eh, incontra il riscontro del, del pubblico, della gente, dei magliesi. Me, me, lo, me lo dicono e devo dire la cosa, mi fa molto piacere. Eh, sono proprio contento, insomma, di, di essere qui tutte le settimane eh, a incontrare i nostri concittadini. Va bene. Eh, non la faccio lunga, vi auguro una buona serata, vi faccio ancora gli auguri, vi ringrazio ancora tutti e prima di mandare la sigla vi dico di seguire i nostri canali così poi sapete anche le, le novità di Maglie Noscia, le cose che organizziamo e così vi arriva anche la notifica quando saremo nuovamente in diretta con Maglie Magliesi Magliesità Magli e, Magli e a questo punto non posso fare altro che mandare la sigla, l'ultima sigla del 2023 e eh, arrivederci al 2024. Ciao a tutti.